Riorganizzazione all'ospedale Santo Stefano di Prato. Arrivano 10 nuovi posti di letto di terapia intensiva, mentre nel reparto di cardiologia le 10 postazioni già esistenti sono state dotate di tecnologia di ultima generazione. Questo progetto è nato da un'idea praticamente infermieristica nel periodo del Covid, quando è stato subito chiaro che la rianimazione necessitava di letti tecnologici e gli unici disponibili erano i nostri. Quindi abbiamo ceduto i nostri letti e ci siamo adattati in strutture un pochino meno adeguate, aderendo a un progetto fatto dagli infermieri e subito approvato dalla direzione generale con entusiasmo e portato avanti dalla direttrice di presidio, la dottoressa Matarese, di quel tempo, direttrice, insieme all'area tecnica, per tutta la parte ministeriale. Abbiamo ottenuto i fondi e con questi nuovi fondi questo è il risultato, che mi sembra, devo dire, veramente ottimale. La ristrutturazione interna dell'ospedale ha permesso non solo di dotare questi 10 posti letto di cardiologia, di tutte le nuove tecnologie sanitarie, ma anche di liberare spazio nelle terapie intensive, che adesso contano 10 posti letto in più rispetto a quelli del periodo Covid. Questi 20 letti ci danno la possibilità di rispondere alle esigenze dei cittadini come e meglio di prima, anche grazie ai nuovi ingressi di anestesisti e rianimatori che l'azienda ha già organizzato e che arriveranno a breve, visto che appunto l'incremento dei posti di rianimazione, visto anche che stiamo avviando a Prato l'attività di chirurgia robotica.